3, 2, 1. Azione. Eccoci qua, grazie a Corrado Otti che ha dato il ciak. Ben trovato. Questo, qui si parla con un attorone. Un attorone, un autorone, un registone. Come stai? Ben trovato. Ciao Furio, grazie a te. Sì, ben trovato a te. Bene, bene, dai. Nonostante la clausura, ma Sì. In forzata. questo momento siamo un po' soffocati. Ci tengono in casa. Sì, vabbè. E noi Io ci in stiamo. effetti ho imparato a fare il poltrone, ti dico la verità. Sì, Quando non vabbè. c'ho da fare niente, mi metto in poltrona, leggo, scrivo. Allora, forse uno un po' deve anche ringraziare questo momento che ha riscoperto delle letture, delle cose, no? Stare a casa, figure, a un attore stare a casa. È un problema, è un grosso Problema. problema. Io ho riscoperto il piacere di scrivere a mano, che sono sempre al computer, penso Ah, è un vero, è vero, è vero. po'. Avevo perso un po' di manualità, invece quando buttiamo giù due righe, no? Così, di modo che Interessante, segno sì. anche l'emotività in maniera diversa. Per vedere, Senti, sì. ma veniamo a te, che di me chi se ne frega alla fine. Te hai Tema. fatto di tutto. Hai fatto di tutto di più. Cinema, teatro, doppiatore, autore, Sì. regista, di tutto di più. Da dove iniziamo? Iniziamo, è lunga la trasmissione. Se iniziamo dall'inizio, meglio che Addio! iniziamo dalla fine. Alla fine. Vabbè, iniziamo dal 1992, la Vabbè, mia prima da ieri. esperienza teatrale con uno spettacolo di Ugo De Vita, che era uno spettacolo sul giudice di Latina, quindi storia di un magistrato. Si può sempre fare qualcosa, storia di un magistrato, dove io interpretavo il ruolo del giovane aspirante alla magistratura. In realtà ero giovanissimo, quindi figuriamoci. Dopo 25 anni, e quell'anno era il 1992, e noi facevamo lo spettacolo su Giudice Livadino, e in quegli anni in cui noi eravamo in scena con questo spettacolo, ammazzarono ovviamente Falcone e poi Borsellino, no? A distanza di 20, dopo 25 anni, nel 2017, io sono stato scelto per fare il ruolo di Giovanni Falcone per un docufilm di Appunto. costruzione, quindi, tanto per far capire il legame che c'erano dopo 25 Certo. anni, insomma, tutta questa cosa, Un come se impegno notevole, anche emotivo e morale. anche fisico, nel senso che ho preso un po' di chili, ho dovuto mangiare un po' di più, la stazza di Falcone era irraggiungibile, però sì, emotivamente soprattutto è stato bel lavoro, un bel lavoro. Ti sei dovuto proprio calare, Ma il mio, come ho già detto in diverse interviste, ho cercato di evitare di guardare i film, varie interpretazioni, ma non perché volevo snobbare, anzi, figuriamoci. Avendo a disposizione un personaggio su cui c'era molta iconografia, anche digitale, multimediale, ho preferito guardare le interviste, no? Certo. Come si muoveva, l'atteggiamento, e poi ho riscontrato questa grande ironia che è tipica proprio dei siciliani, anche l'ironia che c'era fra lui e Borsellino, no? Questo anche modo di giocare sull'idea della morte, comunque erano sempre molto ironici su questo, quindi prendevano. È gente nata per fare proprio quello. Cioè, alcune persone mi hanno detto che Falcone, se non parlavi di mafia, neanche li stava a sentire, anche nelle conviviali, nelle cose. Quindi è stata Certo. una bella esperienza. Senti, a camera spenta ti ho fatto una domanda relativa alla mia curiosità che ti rifaccio adesso. Tanto siamo fra amici, non ci segue nessuno, non è vero. Senti, tu hai fatto la tesi di laurea sui giullari, giusto? Ecco, il giullare, ma questo giullare, che cos'è il giullare? Che cos'era e che cos'è? Allora, il giullare, se prendiamo la matrice proprio semantica, è un giocatore, no? È Un uno, insomma, giocatore. le jongleur, è uno che si, no, to play, per esempio in Inghilterra, no? Insomma, era colui che giocava nella corte, che giocava per la corte, a volte anche ironizzava sulla corte, ma fino a un certo punto, perché adesso mi viene un po' da ridere, no? Pensando a tutto il percorso che ha fatto, tutta l'evoluzione che ha avuto l'aspetto legato all'attore, la figura dell'attore nei secoli, che bisognava stare attenti a che cosa ti diceva nella corte, soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento, perché altrimenti, no, come diceva Zac. Dario Fo, ti appendevano fuori. No? Dario Esatto. Fo, che è stato un maestro in questo, insomma, che ha incarnato un po' contemporaneamente questo tipo di figura.
E quindi adesso invece si possono, c'è questa, grazie a Dio, no? Questa satira che ci permette di dire un po' tutto. E gli attori sono diventati un po' dei personaggi snob, no? Famosi, pieni di soldi. In realtà siamo sempre stati dei guitti, dei morti di fame, insomma, che andavano a chiedere soldi e elemosina alla corte pur di stare in un posto caldo e avere un pranzo, no? Almeno una volta al giorno. Questa è la mia idea. Il giullare era quello che si divertiva, cosa ben diversa dalla figura del menestrello, che comunque il menestrello richiedeva un impegno anche intellettuale maggiore, nel senso che suonava già uno strumento tipo il liuto, la cira e così via. Questa è la mia idea di teatro, del giullare. Vabbè, io ho fatto la tesi sulla polisemia, quindi dei vari nomi che ha avuto nei secoli, no, la figura del giullare. Senti, oggi cosa fai di bello? Allora, oggi cosa faccio? Vabbè, sono in tournée con questo spettacolo musicale di Pinocchio, Pinocchio e la sua favola, è un'opera musicale di Pericle Odierna, del maestro Odierna, con tutte e cinque le fanfare d'Italia, dove raccontiamo in un'ora, la storia di Pinocchio, quindi la celebre storia del burattino di legno che poi si trasforma in un bambino. E lo facciamo attraverso la musica. Abbiamo avuto l'onore, il riconoscimento da parte dell'Arma dei Carabinieri che ci ha concesso le varie fanfare per portare in giro quest'opera, e quindi la stiamo portando in giro. Ci siamo fermati a causa di questo problema del Covid-19, però speriamo di riprendere al più presto perché sono state rinviate diverse date. Beh. Senti, una domanda sui social per concludere. Sono utili? Sono utili, beh, in questo momento diciamo di sì, utilissimi, perché comunque se ci fosse stata una situazione del genere nel momento in cui io avevo negli anni 80, 81, 82, gli anni dei mondiali, i famosi mondiali, e ci avessero obbligati a stare a casa, sarebbe stato un bel guaio non poter comunicare. In questo modo c'è un momento di fratellanza. Ecco, mi viene in mente il racconto che ho letto per la Fondazione Collodi. D'amicizia, no? Soprattutto quando Mangiafuoco vuole bruciare il burattino Arlecchino per fare l'arrosto, e Pinocchio interviene, no, insomma, per colpa mia, viene fuori questo aspetto molto forte legato all'amicizia. È un po' un paradosso questo scelto capitolo, Vero. perché un burattino che non ha coscienza, che ammazza il grillo perché è per fame, insomma, tutto quello che c'è stato prima, in questo momento ha pietà per il suo amico che si dovrebbe sacrificare per lui per far mangiare l'arrosto a Mangiafoco. E quindi in realtà ci fa capire una cosa importante, che questo burattino una coscienza ce l'ha, insomma. Poi si evolve, si sviluppa, però insomma ce l'ha già a livello potenziale, già ce l'ha. Sì. Bene, senti. Io ti Dimmi. ringrazio tanto per questo nostro intervento. In Grazie. attesa di venire a teatro a vederti, è proprio il caso di dire buona la prima. Buona prima e tanta fortuna a tutti, in bocca al lupo, dai, ce l'abbiamo quasi fatta, stiamo per uscire da questo momento terribile. Teniamo ancora dura ancora per un po'. Bene, avanti Grazie tutta. Spurio, buona Ciao. giornata. Ciao. Ciao.